Claudio, qui ci troviamo in un'area molto particolare e sensibile. Vuoi spiegarci cosa avviene? Allora Fabio, qui siamo nell'area in cui noi somministriamo vapore ai tank container. Anche qui dobbiamo fare una premessa. I prodotti liquidi che sono all'interno dei tank container sovente diventano viscosi a seconda della temperatura a cui vengono caricati. Cosa succede? Ci sono prodotti come le cere, uso questo esempio un po' valido per poi tante altre categorie, cere, paraffine, che vengono caricati a caldo, cioè a 80-90 gradi sono perfettamente liquidi, come l'acqua, ma durante la traversata oceanica, dopo tanti tanti giorni di sosta, la temperatura scende, quindi può scendere a 50, 40, 30, a seconda della stagione in cui ci troviamo, e se non fosse possibile questo processo di riscaldo, che riporta la temperatura allo stato in cui il prodotto si presenta liquido, certo, noi non saremmo nella possibilità di scaricare questo tank container. Ogni giorno quindi abbiamo 20-25 ecotanche che sono soggetti ad un processo di riscaldo. Come avviene il processo di riscaldo? Ognuna di queste tank ha delle serpentine. All'interno di queste serpentine circola il vapore che noi produciamo, vapore chiaramente a bassa pressione, laminato, e a seconda del prodotto, in 5 ore, 10 ore, 20 ore, taluni prodotti anche giorni, il prodotto ritorna allo stato liquido. E qui abbiamo con noi? Qui abbiamo Guido Il Pannone. Guido Il Pannone è un operatore specializzato in termoidraulica, ha una lunghissima esperienza e lui cura quotidianamente la manutenzione degli impianti. Impianti che sono soggetti a sorveglianza 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È responsabile della sorveglianza e della manutenzione di questi impianti è Will, per l'appunto. Ecco, ci vuoi raccontare qualcosa del tuo lavoro? Quali sono anche gli elementi che... gli elementi principali... appassionanti, possiamo dire. Ci sono tanti fattori, un impianto termico. La prima fase è che bisogna controllare bene la caratura dell'acqua. Quindi avere un'acqua depurata al massimo per far sì che il vapore sia un vapore saturo, secco, pulito, bisogna controllare l'acqua. In più bisogna controllare tutto il sistema termico. Cosa vuol dire? Il passaggio dal fluido che acqua diventa vapore e la condensa che poi sotto forma di vapore si condensa e arriva in caldaia. Per far sì anche un risparmio energetico. Per fare questo bisogna controllare tutto un sistema, come spiegavo prima, un sistema di impiantistica. Però l'importante è che controllare bene le tarature, la pressione giusta di ogni cisterna, bisogna di una pressione giusta, non è che andiamo così per caso, perché anche per la sicurezza, anche perché il vapore è rischioso, non possiamo buttare un vapore ad alta pressione che poi rischiamo che l'operatore si faccia male, ma un vapore ben distribuito in ogni singola cisterna, perché ogni singola cisterna ha un suo determinato valore in ogni serpentina. E qui scatta poi l'operatore che deve regolare bene il flusso bilanciato del vapore con i riduttori di pressione da un punto base, quindi abbiamo una pressione di 7-8 bar e la riduciamo a 3 bar, quindi abbiamo una pressione calante. Quindi diciamo che oltre alle competenze tecniche, sì, bisogna avere anche quello una... serve qui avere la sicurezza, la prima base, sì, alla base di alla ogni, base, cioè di ogni lavoro. E per ogni operatore. La sicurezza, la responsabilità del suo lavoro, la passione, perché alla base di ciò c'è una passione. Se non scatta la passione il lavoro non viene fatto bene. Certo, quindi bello, amare. È bello questo concetto, lui dice certo, la sicurezza è la base del nostro lavoro, è ancora più importante della competitività. Ma se non c'è passione non puoi avere dei comportamenti virtuosi. Nulla viene fatto bene. Se a te piace fare questo lavoro, o della termoidraulica, o riscaldo, qualsiasi tipo di lavoro che fai, non c'è passione, non viene fatto bene, lo fai tanto per, e il lavoro viene fatto male e ne subisce l'azienda. Certo, è per forza, anche perché avere passione vuol dire avere attenzione per quello che si fa, e qui è un binomio inscindibile, è una cosa ovvia. Va bene, allora abbiamo visto anche questo terzo passaggio, andiamo avanti nel nostro viaggio. Grazie. Grazie a lei. We'll be right back.